Ci troviamo nel cuore della piana di Talacchio, al centro della zona industriale di Talacchio, ovvero il cuore del territorio di Vallefoglia. Qui accanto a me potrete notare una delle statuette del famoso Betlemme a Talacchio, un evento molto famoso e rinomato in tutta Italia ormai, sempre qua in questo territorio. È la location che si presta a grandissimi eventi, tra cui anche il Rally Drift Show, che quest'anno non si è tenuto per, diciamo, cause Covid-19. Ecco, questa fiera di San Michele Arcangelo, siamo giunti alla quarta edizione, è riuscita veramente molto molto bene, è andata anche sopra le aspettative, nonostante una 3 giorni molto difficoltosa, quella che appunto era caratterizzata dalle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre e quella di sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre. Una 3 giorni inizialmente caratterizzata da condizioni meteorologiche che non hanno consentito un grande numero di visitatori, cosa che invece non si è verificata fortunatamente nella giornata di domenica 4 ottobre, dove c'è stato veramente un grandissimo feedback da parte di tutti i visitatori. È stato un evento ricco di eventi, molto variegati tra loro, e chiaramente la fiera di San Michele Arcangelo è famosa per le attività economiche e produttive locali che hanno voluto dire la loro, dalle attività che promuovevano visciole, frutta, verdura di ogni genere. Quindi insomma tante aziende agricole che hanno voluto lasciare un messaggio di ripresa e di vivacità all'interno di questa fiera. Una fiera che si è anche contraddistinta per il gran numero di convegni e anche opere di magia e barzellettieri che hanno vivacizzato la 4 giorni. Sono stati veramente tanti gli stand che hanno aderito alla partecipazione di questa fiera e noi in questo momento entreremo nel dettaglio. La valenza è quella di promuovere i prodotti tipici dell'agricoltura, della vallata. Adesso ci sarà una degustazione dei vini, di una decina di vini di questa provincia, delle Marche. E sono stati momenti molto importanti. L'obiettivo è far crescere questa fiera, farla diventare una fiera importante di questa parte del centro Italia in un periodo che fine settembre, primi di ottobre, quando non ci sono tanti eventi, 2 weekend, e mettere a punto le strategie. Abbiamo fatto una riflessione insieme all'Università di Urbino, insieme alle associazioni, su un polo di ricerca scientifica nell'ex cantina sociale di Morciola e un punto vendita dei prodotti, la vendita diretta, prodotti di qualità e che consentono di fare reddito alle nostre ai giovani che hanno deciso di ritornare in agricoltura. E poi abbiamo fatto una riflessione sul melograno, che sarà al centro del tartufo di queste valli e dell'olio extravergine d'oliva l'ultimo weekend di novembre in via Pio La Torre a Montecchio e il primo weekend di dicembre in piazza della Repubblica a Montecchio, che insieme all'olio extravergine d'oliva, al tartufo, fa una triade importante. Sono una 35ina già le aziende che producono melograno, che fa benissimo alla salute. Allora, io colleziono questi modellini, sono scala 1:32, sono quasi tutti in ferro, accetto qualcuno che è in plastica e sono esclusivamente da collezione. Sono circa una trentina di pezzi, ho iniziato questo hobby, diciamo, questa passione, ho iniziato a collezionarli circa 15 anni fa con un primo modellino, dopo da lì sono mese dopo mese, anno dopo anno, con qualche sacrificio sono arrivato a questo numero. E sono nato e cresciuto in campagna, quindi questa è una vera e propria passione. E mi sono trasferito, comunque io sono origine piemontese, mi sono trasferito e ho continuato a portare avanti questa passione e
E oltre a questi ne ho anche altri che sono radiocomandati, sono scala 1 a 16, sono i classici Bruder che vengono poi trasformati, vengono aggiunti dei motorini e vengono resi radiocomandati. È un'azienda agricola comunque a Serra dei Conti, è un ragazzo giovane, Boninsegni Massimo, e noi collaboriamo con lui da un po' di anni. Niente, qui ci abbiamo di tutto, ci abbiamo dalla cioccolato alla visciola, ci abbiamo un bel barricato, ci abbiamo vino alla visciola, che sarebbe un connubio meraviglioso con lacrima morro d'alba e vino di visciola, ed è stupendo, veramente. Questa sì, questa qui a San Michele Arcangelo, se non erro, è la prima. Ci ha invitato il sindaco Palmiro Occhielli a fare questa manifestazione con i prodotti che maggior parte che abbiamo noi. Abbiamo le meline dell'abbondanza, dell'abbondanza, la mela rosa, pere angeliche, ultime pesche, le ultime melograni e le giuggiole che abbiamo noi di produzione, anche quelle di quasi 200 piante, senza trattamenti, ma roba molto buona, perché noi non diamo niente. Da quando è il primo anno che partecipate alla fiera? Ah, qui sì, però noi sono 35 anni che siamo nella, voglio dire che abbiamo tutta sta produzione in più, che facciamo tantissime altre, perché io vengo a Fano al Codma, faccio giù Senigallia, mi conoscono in molti posti. Buonasera, siamo qui dalla Piana di Talacchio, già 4 anni che partecipiamo con i nostri prodotti, le visciole. Noi la chiamiamo la ghiscela, perché questo qui è un vero nome dialettale della zona, del locale, la ghiscela. Facciamo 5 prodotti, facciamo la visciola al sole, facciamo la salsa, la confettura, facciamo il nettare, sarebbe il succo, la spremuta da ciliegia, e facciamo la visciola, proprio il vino, il prodotto vino e visciola. E è un prodotto che sta andando molto bene, perché la gente ci crede, è un prodotto proprio di qualità, noi la chiamiamo superiore, perché dà proprio il sapore della vera ciliegia, quando lo mangi della vera ciliegia. Ciao a tutti, benvenuti da Talacchio. Siamo un'azienda del comune di Colli al Metauro. È il primo anno che partecipiamo alla fiera di San Michele Arcangelo. Vogliamo promuovere i nostri prodotti, specialmente l'olio della zona di Cartoceto, puntiamo molto su questo, e tutti gli altri prodotti, naturalmente tutti bio. E siamo soddisfatti, è andata abbastanza bene, la gente è stata numerosa, siamo contenti. Buonasera, sono Solforati Claudio, presidente dell'ASD Vallefoglia Arcieri di Sant'Angelo. Noi tiriamo con l'arco, prevalentemente arco storico, anche se l'arco purtroppo è uno di quei moderni, perché per fare un buon arco storico ci vuole del legno che non è il caso di andare a tagliare, sennò ti arrestano, purtroppo. E allora abbiamo deciso di tirare con questi, perché comunque riusciamo a fare le gare storiche, e riusciamo a fare comunque le gare storiche in vestito medievale. Quest'anno purtroppo, per tutto quello che è successo, abbiamo fatto solo dei piccoli tornei, delle gare amichevoli,
oggi ci si è offerta questa occasione, siamo venuti giù, abbiamo allestito un campo tutto in sicurezza e facciamo tirare chi vuole provare a cimentarsi per divertimento, e anche se ci prendono gli diamo un salame come ricordo. Molto interessante partecipare alla fiera di Michele Arcangelo presso, qui siamo col Bordolo praticamente, e in quanto è una situazione molto genuina, le persone sono molto spontanee, si sta molto bene, c'è ancora una dimensione umana e naturalmente il tempo non è stato proprio clemente, nel senso che oggi è stata la giornata più bella, e è stato bello far assaggiare i nostri prodotti di cui siamo soprattutto orgogliosi di produrli, e che è un prodotto naturale, è un miele del posto, e quindi voglio dire, è un'esperienza che mi auguro di ripetere, di essere invitato il prossimo anno. Mille fiori, o mille fiori primaverile, è un misto melata, ciliegia e acacia, o l'acacia e il tiglio, sono mieli prodotti autoctoni dalle nostre api, che sono un patrimonio nazionale importantissimo. L'apicoltura è in realtà uno scambio, cioè l'apicoltore lavora per salvare le api dall'estinzione e da quello che è la varroa e gli altri pericoli che sono soprattutto causati dall'agricoltura intensiva. Di contro preleviamo una parte del miele. E io il messaggio che posso dare è a tutte le persone che dicono salviamo le api semplicemente mangiando il miele dei piccoli produttori, perché permettono agli apicoltori di vivere allevando le api. Sono molto contento perché c'è molta affluenza dai primi anni che la facciamo, anche dietro a questo purtroppo Covid che ci dà molte molte problematiche. Però stiamo avendo un bel successo, anche perché le persone hanno assaggiato il prodotto, è molto apprezzato, quindi benissimo. Che appare una pallina di spugna. Tutte le volte che noi vediamo le palline di spugna della mano, basta soffiare insieme alla mossa soprattutto, che la pallina dovrebbe sparire. Ma quando sparisce? Sparisce quanto meno che l'aspettavo. Se io prendo la pallina in questo modo nella mano, per un attimo era questione magica, per un'altra volta da un attimo, però se la prendo lancio sparisce. Grazie. Ciao a tutti, ringrazio gli organizzatori per averci invitato, è la prima volta che partecipiamo, ci siamo trovati benissimo perché c'è molta gente. Noi siamo non molto lontano da qui, a Ginestreto, è l'azienda agricola Rosina, produciamo carciofi, olio extravergine di oliva dopo cartuccetto, e adesso abbiamo anche una carciofina che è un amaro e la tisana al carciofo.